tutto il mondo. Hola a todos, mis amores, benvenuti e bentornati a tutti in questo nuovo vlog. E sì, oggi più di un mese. Io non so quando vedrete questo video perché veramente sono molto arretrata con i video. Sto cercando di registrare quello che posso, quando posso, però ad editare, che mi occupa tantissimo tempo, non riesco quasi mai. Vabbè, comunque, ecco qui, piccolino. Mio amore, che compie il suo primo mese. Allora, scusate la qualità di questo video, ma il tempo oggi fa proprio schifo. Io che avevo pensato un super outfit per lui, niente, cambio programmi, il super outfit lo utilizzerò per il pomeriggio, perché è a maniche corte, a gambe, cioè, e con le cosce di fuori, e quindi mi sembra che fa un po' freschetto per portarlo fuori così. Dopo vi farò vedere l'outfit. Comunque c'è il mio piccolo qui. C'è il mio piccolo qui. Chi è che compie il suo primo mese? Chi è che compie il suo primo mese? Chi è? C'è il mio piccolino. Allora, io mi sono già lavata e sistemata, tra virgolette, non mi sono ancora vestita. Adesso ho preparato l'acqua per lui, per lavargli il culetto. Eh sì, perché è da lavare. E niente, guardate questo body che gli è piccolo ormai. Però gliel'ho messo lo stesso, tipo maglia, anche se potrei tagliarlo. Non lo so, magari come maglia pigiama, non lo so. E niente. E sì, lì sta ascoltando la mamma che parla e lo sta, e la sta guardando, vero? E sì. E sì. Andiamo a lavarci? Andiamo a lavarci? Bene, vi porto con noi nella giornata di oggi, che includerà anche torta, quindi rimanete. Questo ciccio ha fatto anche la pupù e tanta pipì, quindi andiamo a cambiarlo. Vedete che non c'è un minimo di luce, c'è proprio il tempo che fa schifo. Ok, questo qua è l'outfit della mattinata. Puffettone, chi è che compie il primo mese oggi? Questo è l'outfit di oggi. Di stamattina, che non è lo stesso di oggi pomeriggio. Nel frattempo che raccolgo i panni, il signorino sta qui. Sì. Sono riuscita a prendere, raccogliere i panni che erano stesi fuori perché sta venendo. Scusate il rumore di sottofondo. Comunque sono riuscita a raccogliere i panni che erano fuori stesi in due stendini. Ovviamente Benny stava per iniziare a stellare, infatti stava già facendo qualche lagnetta. Perché molla il ciuccio. E niente, adesso mi sono messa qua bevendomi questo yogurt, la mia colazione veloce, e poi dopo più tardi, prima di pranzo, mi mangio una frutta. Yogurt rosso, mi sono grattata. Vabbè, sto venendo anche mia mamma e mia sorella oggi. E dovrei fare i piatti perché sono rimasti lì. Sì, purtroppo questa è la mia vita da mamma adesso, veramente è un casino a casa. Dovrei sistemare la casa per bene, fare il letto ancora, dovrei spazzare a casa, aspirare la casa, spolverare e sistemare anche i panni che ho raccolto, perché li ho presi tutti al volo perché stava piovendo, ma sono rimasti lì, tutti qua ammucchiati. Niente, sono molto abbattuta per questo, che la casa è tutto un disordine. Però non ci posso fare niente, perché lui ha bisogno di me. Guardate qua che tra poco non ci sta più nella navicella. Il mio metto. Torta pronta. Allora, questa è la torta. Mongolfiere Orsetti.
5 di pomeriggio e Penny si è appena svegliato dopo una lunga dormita di ben 3 ore e mezza, 4 più o meno. E niente, siamo riusciti a fare le foto, dormiva purtroppo. Però adesso vedrò se riesco a scattargli qualche foto vestito così. Vestito così, ma da sveglio. E niente, mia mamma e mia sorella sono già andati a casa e niente, adesso poppata, poi gli faccio qualche fotino e se mi permette, se magari dorme di nuovo, anche se dubito, ne approfitterò per andare a farmi una bella doccia. Comunque adesso vi lascio le foto che abbiamo scattato. Thank you.